Gaspare Lucchetto, tu hai sempre teorizzato e chiesto ai tuoi ragazzi, chiesto ai tuoi dipendenti, collaboratori di fare squadra, di fare sinergia, di fare rete. Beh, mi sembra che i risultati siano ottimi. 35esima annata, 35 anni insieme. Tu e i tuoi fratelli siete una famiglia, una squadra. In più Egidio è praticamente un altro di famiglia, siete tutti uniti. L'unica cosa è adesso mettere d'accordo la squadra. La squadra deve pedalare tutta per un unico grande obiettivo. Ma io penso che anche quest'anno siamo riusciti ad allestire una squadra molto importante, una squadra dove ci sono atleti che sono in grado di vincere in qualsiasi percorso, su qualsiasi terreno. Abbiamo uno staff tecnico di grande qualità, già collaudato, e in più ci sono stati di nuovi innesti, e parlo di Ilario Contessa, che anche lui penso sia un tecnico che farà bene sicuramente. Io penso, cos'è che succede? La squadra c'è, dobbiamo fare gruppo coeso, come siamo sempre stati abituati a fare, e poi le vittorie arriveranno di sicuro. Hai un sogno nel cassetto, tu e i tuoi fratelli? Ma un sogno, il sogno è quello solito, che è quello appunto di avere una squadra che sia una squadra etica, che abbia grande stile e professionalità in qualsiasi corsa, in ogni cosa, in ogni occasione, sicuramente. Se dopo arrivano anche delle vittorie importanti, noi siamo qui a raccoglierle e siamo ben felici che arrivino. Per scaramanzia non fai nessun nome di corsa, Giro d'Italia, Mondiale, Europeo, no? Ma un mondiale, se arrivasse, non sarebbe male, perché siamo fermi a 8 da molti anni. Se arrivasse il numero 9 sarebbe una gran bella cosa, ma come si fa a vincerlo? Si può sognare di vincerlo, ma dopo cos'è che succede? Ogni corsa ha la sua storia, dopo bisogna anche vedere, perché se abbiamo dei ragazzi che arrivano lì in forma per essere scelti appunto a fare quella gara, se arrivano io penso che possiamo giocarcela come abbiamo fatto in molte altre occasioni. Egidio Fiora, il grande manovratore di una delle squadre più belle, più storiche, 35 anni di attività e soprattutto un gruppo e un pool di sponsor ormai consolidato che tu da anni ti porti dietro. E anche questo è un segreto, non è? È fare squadra a tutti gli effetti. Ma sicuramente col pool dei sponsor che ho, che sono eccezionali, persone che ti dico che sono veramente bravi, perché la fiducia che c'è reciproca è immensa, e quindi per quello hai anche la forza di andare avanti, di continuare, perché 35 anni non sono pochi da gestire, che da noi sono usciti tantissimi campioni, quindi per noi è un grande orgoglio vedere questi ragazzi quando passano professionisti e quindi fanno bella figura anche là, emergono e quindi diamo un futuro per la loro vita. Comunque allora un plauso grandissimo a Fausto Pinarello per le biciclette, a Pasta Zara, beh, è logico, alla famiglia Lucchetta questo è scontato. Ma sicuramente con i fratelli Lucchetta c'è un rapporto non di amicizia ma di fratellanza, perché con loro... Sì, quinto fratello. Sì. Diciamo. Abbiamo la notizia di quest'anno 2017, no, c'è un fratello in più. No, grazie, non ho questi grandi meriti. Comunque, niente, con Furio Bragagnolo, presidente di Pasta Zara, anche con questo io collaboro, lavoro con loro, quindi con Pinarello e con tutti gli altri sponsor tecnici vedo che c'è una stima veramente. Senti, tu sei comunque un grande, oltre ad essere un grande tessitore, capace di mettere assieme tutti attorno al tavolo, sei uno che di ciclismo ne sa perché ne hai viste di tante, quindi 19 corridori, 11 ragazzi nuovi, 8 confermati, cosa ti aspetti da questa stagione? Beh, sicuramente, guarda che io non faccio... Sì, il team manager. Sei di più, però io faccio, sei il general manager. No, ma io faccio ristoratore, questo è il mio mestiere, questa è la passione che ho nel sangue, prima di tutto che c'aveva anche mio fratello Giancarlo, che è mancato qualche anno fa, quindi anche tutti in famiglia abbiamo avuto questo grande
grande forza di malattia, diciamo così, del ciclismo. Quindi ti dirò che sì, tanti anni che sforniamo questi campioni. Chi sarà il prossimo? Rocchetti, lo riusciamo a portare a grandi livelli? Rocchetti lo stiamo un po' sdrizzando mentalmente, perché questo è corridore, ha le doti di corridore, poi ci sono Conci, ma abbiamo veramente cercato anche quest'anno di inserire in squadra dei giovani talenti, ma abbiamo investito soprattutto sui veneti e del Triveneto, perché su 19 atleti 15 sono Triveneto. Quindi sul territorio, un sogno, ti chiedo un sogno. Beh, il sogno, non abbiamo mai vinto il Giro d'Italia. Quest'anno torna, guarda un po'. Finalmente torna e noi saremo lì a lottare e cercheremo di fare la nostra figura. Luciano Rui, sulla tua pelle ormai c'è la maglia della Zalfaro Mobil Fior, 27 anni alla guida di una squadra che compie quest'anno 35 anni, è veramente una vita, 19 corridori di cui 11 nuovi, una stagione difficile con 11 innesti da gestire. È una stagione tosta, come dici te, 35 anni, ma già c'è scritto la storia. Io vorrei che il 35esimo anno cominciasse a scrivere una nuova favola. È difficile, ma è una scommessa. Più dura è la scommessa, più bello è il risultato. Però abbiamo preso dei giovani interessanti, sicuramente lavorare con gente valida è più facile. Senti, Federico Rocchetti è un corridore sul quale credo voi e te in modo particolare riporrai molte attenzioni e anche molte aspettative. Ma se già l'anno scorso ha dimostrato nelle gare quelle con la A maiuscola di essere presente. Poi c'è Nicola Conci, che ragazzi io ci credo, Luca, c'è un parterre mica indifferente. Abbiamo una bella ossatura vecchia da Bresciani che è un uomo veloce e i 4-5 bambini tremendi li chiamo da Mozzato a Battistella, a tutti quelli che ci sono che possono far bene. Tra i bambini c'è anche un bambino d'arte, no? Il figlio di Gianni Faresi. Ti ho detto che è una squadra che ha già scritto la storia, adesso andiamo a aprire la nuova pagina, la storia è che Gianni ha corso qui, adesso allena come tutti gli altri il suo figlio, quindi è una doppia soddisfazione, fa parte della grande famiglia. Allora Gianni, 19 elementi ben assortiti con un cambio di ben 11 atleti, i confermati sono Michele Bresciani, Filippo Calderaro, Nicola Conci, Riccardo Lucca, Gianluca Milani, Filippo Rocchetti, Nicolo Rocchi, Giacomo Ziglio, che con i nuovi Michele Battistella, Samuele Battistella, Simone Bevilacqua, Nicola Breda, Edoardo Francesco Faredisin, che probabilmente conosci, Luca Gatto, Moreno Marchetti, Luca Mozzato, Dario Pascotto, Simone Viero, Matteo Zurlo, costituiscono la nuova formazione Zalfaro Mobil Fior del 2017. 35esimo anno di attività, Luciano Rui ha 27, tu non so bene perché tra corridore e direttore sportivo anche tu ne hai, però intanto la notizia è che inizia la seconda generazione, sei qua con tuo figlio ed obbligo chiederti che cosa provi. Ma sicuramente è una situazione un po' strana, è al primo impatto. Però adesso che siamo già partiti con la stagione, con gli allenamenti, con i ritiri, mi sembra comunque una cosa anche normale. Anche lui è un ragazzo della Zalf e come tale io mi comporto, lui vedo che non ha nessuna difficoltà e dunque siamo già partiti bene, ma anche con gli altri, tutti bravi ragazzi, e adesso vedremo le gare. Senti Gianni, indugio un attimo su tuo figlio, perché è una curiosità. Un uccellino mi dice che il tuo ragazzo è anche uno che è bravo sui banchi di scuola, tra l'altro fa il liceo classico, che non è propriamente una scuola leggera. Le materie sono impegnative. Come fa ad abbinare? Lui sta facendo due classici prima dell'università, anzi sta facendo un liceo classico e l'università del ciclismo. Come potrà uscirne vincitore? Ma è comunque un periodo che è bello preso, perché già il salto di categoria, gli allenamenti più lunghi non è facile, però
sicuramente sa ottimizzare i tempi, non perde quando arriva a casa, è già in bici, torna, si mette sui libri fino a notte inoltrata. E questo è il segreto, sicuramente non può pensare a altre cose, a altri vizi, perché la scuola sta andando bene e dunque... Quindi il papà, mi pare di capire, poi la chiudiamo lì, per il primo anno tu a tuo figlio chiedi che si impegni, si sacrifichi, ma che soprattutto prima vada bene a scuola, dopo sistemiamo le cose anche con la Zalf. Sì, sicuramente, ma come lui anche degli altri ragazzi che vanno a scuola, noi glielo ripetiamo sempre all'inizio, devono pensare alla scuola, arrivare a luglio, uscire fuori, avere terminato con la scuola, che comunque è un sollievo per loro e anche per le loro famiglie. Per le loro famiglie, per il loro futuro. E soprattutto poi hanno a disposizione altri 3 anni per poter dimostrare, certo. Cercare di emergere nel ciclismo se avranno le qualità, le doti, la fortuna. Certo Gianni, senti, tu sei un uomo di grande esperienza, hai annate di altissimo livello nel campo professionistico, hai vinto cose importanti, hai vinto campionati italiani. Quest'anno la stagione 2017 riporta, se Dio vuole, una grande corsa che è il Giro d'Italia dei dilettanti, lo chiamiamo così e sono felice di poterlo tornare a chiamare Giro Bebe o Giro dei dilettanti. La Zalf Romabelfiore lo dice a bassa voce, ma lo dice e soprattutto lo pensa ed è organizzata per poter fare la sua parte e puntare anche in alto. Ma sicuramente è una grande soddisfazione, un grande stimolo per i ragazzi che sia tornato il Giro, Giro Baby. Anche per noi è un appuntamento importante, abbiamo sempre fatto bene anche fino a quando l'avevano proposto. La squadra è giovane, non ci si può nascondere, anche per un grande giro di 9 giorni, 9 tappe. Qui i ragazzi non sono neanche più abituati, perché in Italia purtroppo sono sparite quasi tutte le corse a tappe, è rimasto il Val d'Aosta e dunque non sarà facile, però lo sarà per tutti, dunque noi cercheremo di fare bene anche al Giro come nelle altre corse. Abbiamo sia gli uomini per la classifica che anche per le tappe e andremo al Giro per fare bene. Senti Gianni, un tecnico come te, qualsiasi tecnico, te, Rui, non vi sbilanciate mai, perché per voi i corridori sono non tutti uguali, ma formalmente tutti uguali. Allora ti giro la domanda, per partire bene, chi dovrà partire bene? Chi saranno gli uomini che dovranno immediatamente mettersi in luce? Ma con il tipo di corse che ci sono all'inizio, sicuramente i velocisti. Noi abbiamo Bresciani che ha fatto un ottimo finale di stagione e anche per lui stesso, per cercare il salto di categoria, se avrà la fortuna, lui è uno di quelli che devono partire bene. Poi gli altri velocisti sono Calderaro, Marchetti che è sempre un primo anno, dunque ci vorrà un attimo più tempo, e poi gli altri più grandi, Milani, Rocchi e Rocchetti, per le corse quando cominceranno a essere un po' miste, è un terzo anno, dunque l'anno scorso ha fatto molto bene, saranno sicuramente i primi a dover trascinare il gruppo. Sì, a trascinare il gruppo, far crescere gli altri, stimolarli. Non dimentichiamoci che abbiamo Conci, Lucca, 2 ottimi scalatori al secondo anno, e dunque io dico sempre, passato il primo anno che è quello della scuola, dal secondo anno bisogna far vedere già qualcosa. L'hai già dichiarato più volte, Lario Contessa, il sogno si è realizzato, sei finalmente arrivato nella grande famiglia della Zalf Romabelfiore. Sì, finalmente, dopo anni di gavetta nelle categorie juniores, sono riuscito ad arrivare in questa società che è il massimo, penso, per il ciclismo dilettantistico, e sono molto felice. Senti, tu hai un occhio, diciamo, abituato a vedere i ragazzi, a osservarli, anche probabilmente anche ad allenarli. Quest'anno ne avete tanti.
su chi pensi di poter puntare con più facilità? Ma la nostra squadra tra il primo e il secondo anno siamo in 9, sono 9 ragazzi, quindi tanti giovani, tutti di alto livello. I primi anni una batteria molto, molto forte, da Mozzato a Marchetti a Battistella. Senti, 35esimo anno di attività della ZALF, la stagione sarà bella, la stagione sarà positiva se, puntini in sospensione? La stagione sarà positiva se riusciremo a vincere delle corse internazionali di alto livello e soprattutto ben figurare al Giro d'Italia, che quest'anno è la novità della categoria, e quindi speriamo di ben figurare lì.